Uno degli studi più completi mai condotti nella storia della medicina si è svolto in Cina. È iniziato nel 1983 e ha coinvolto 6.500 persone. Ha messo in rapporto il cibo che le persone assumevano con lo svilupparsi delle malattie. Il dottor Colin Campbell, della Cornell University, è stato uno dei maggiori ricercatori in questo studio, chiamato China Study. Le proteine animali contribuiscono direttamente o indirettamente ad aumentare il rischio di una grande quantità di malattie, soprattutto cancro, malattie cardiache, diabete, demenza, alcune malattie autoimmuni e così via. I motivi di base stanno negli effetti che le proteine e i grassi animali hanno sulle singole cellule, oltre che nelle loro interazioni con l'organismo. Per cominciare, ogni volta che un tessuto animale, mammifero, volatile o pesce viene cotto, si sprigionano sostanze chimiche cancerogene. Uno degli aspetti più preoccupanti delle diete a base di carne, e con questo non intendo solo manzo e maiale, ma anche pollo e pesce, è che quando si cucina la carne si formano sulla sua superficie delle sostanze chimiche cancerogene, chiamate amine eterocicliche o HCA. E non sono nella carne quando la si compra. Si formano solo quando la si mette nel forno, in padella o sul grill. Con l'alta temperatura e il tempo che serve alla cottura, si formano queste sostanze cancerogene. Più alta è la temperatura, più se ne formano. Allora dovremmo mangiare carne cruda? Ovviamente no, perché in quel caso c'è la salmonella, il campylobacter e gli altri batteri infettivi che la cottura può distruggere. Quindi la carne non è sicura. Se la si cuoce poco è molto rischiosa, se la si cuoce troppo idem. La cosa migliore è lasciarla perdere del tutto. Le amine eterocicliche e altre sostanze cancerogene si trovano molto spesso nei prodotti a base di carne. Noi cerchiamo di portare a conoscenza della gente come per alcuni tipi di cancro, al seno, al colon, eccetera, esista un legame con queste sostanze chimiche assunte con la carne. Nei lavorati a base di carne ci sono anche altre sostanze chimiche cancerogene usate come conservanti. Alcuni studi epidemiologici hanno indagato la relazione tra il consumo di carne bovina e il rischio di cancro. Per il cancro al colon retto, questa associazione si dimostra più marcata. In questo caso, sembra esserci una relazione globale con la carne rossa, ma questa relazione è particolarmente forte per la carne lavorata, vale a dire le salsicce, la mortadella, i würstel e cibi analoghi. Secondo il professor Willett, la quantità ottimale di carne rossa che dovremmo consumare è zero. I vegetali non formano le amine eterocicliche o qualsiasi altra sostanza cancerogena durante la cottura. La formazione di amine eterocicliche è una caratteristica specifica della carne, compresa quella del pesce e dei volatili, per esempio il pollo, e delle uova. Frutta e verdura fresche sono costituite principalmente da fibra. La fibra dà volume al cibo e aiuta a farlo passare in modo più veloce attraverso il tubo digerente. La fibra assorbe e rimuove le tossine introdotte nel nostro corpo con i tessuti animali cotti. In Occidente, le persone temono il cancro più di qualsiasi altra malattia. Perché? Perché il cancro si impossessa del nostro corpo, lentamente e spesso dolorosamente, per mesi o anni, a seconda di quanto velocemente si diffonda negli organi. Ormai ci sono prove schiaccianti, provenienti da anni di ricerca e dall'osservazione diretta di quel che accade nell'organismo, che dimostrano l'esatto ruolo delle proteine animali nell'insorgenza, nello sviluppo e nella diffusione del cancro. Le proteine animali tendono ad aumentare il rischio di cancro e ci sono tanti e tanti meccanismi o spiegazioni biochimiche di questo effetto. Le sostanze chimiche ricoprono un ruolo cruciale nella formazione del cancro. Sono diventate un aspetto quotidiano del mondo moderno. Sono presenti nei pesticidi, nell'aria e in tutti i tipi di rifiuti industriali. Il nostro organismo possiede delle difese naturali che disattivano tutte queste sostanze e le rendono inoffensive.
Questi processi hanno luogo nelle cellule grazie a enzimi chiamati Mixed Function Oxidase. Quando mangiamo proteine vegetali, questi enzimi neutralizzano le eventuali sostanze chimiche assunte con i cibi vegetali, rendendole innocue. Invece, quando si assumono proteine animali, questo meccanismo di difesa ci si rivolta contro e converte queste sostanze chimiche in sostanze cancerogene. Si tratta di sostanze che danneggiano il contenuto genetico delle nostre cellule. Quando il DNA danneggiato si replica, cioè quando le cellule si dividono, si possono formare cellule cancerose. Sono le proteine contenute nella carne degli animali che fanno sì che il nostro sistema di difesa si rivolti contro di noi. Gli antibiotici, i pesticidi, gli ormoni e la moltitudine di sostanze chimiche e tossine che diamo da mangiare agli animali d'allevamento rappresentano un ulteriore problema. Ma già le sole proteine animali causano la ribellione dell'organismo, attivando inopportunamente il nostro sistema immunitario. In conclusione, una dieta con poche proteine animali contrasta lo sviluppo e la progressione del cancro. Il cancro progredisce quando le cellule cancerose che si sono formate in una data sede si moltiplicano, diffondendosi in tutto il corpo. L'organismo non può sopravvivere a lungo in queste condizioni. Le diete a base di prodotti animali accelerano e stimolano la diffusione del cancro. Al contrario, una dieta a base vegetale ne rallenta o addirittura ne arresta la progressione.